Nell'episodio precedente mi sono scongelato in un universo di Pandora nuovo. Io e altri 20 partecipanti siamo gli unici umani rimasti, bloccati all'interno delle mura, le quali ci proteggeranno momentaneamente da qualcosa di pericoloso che si trova all'esterno. Esplorando bene il mondo abbiamo trovato un uovo con puntini blu. Dopo aver aspettato 2 giorni e provato a capire come fosse possibile farlo schiudere, credo di aver trovato la soluzione. Tra uova che si schiudono e battaglia con archi e barche, questo episodio sarà pieno di caos. Pandora è in live sul mio canale Twitch lunedì, mercoledì e venerdì alle 20:30. Buona visione. Stagione 4, episodio 2. Mauro, ma tu sai come si schiude sto uovo? Mauro? Oh Mauro, ma come si schiude sto uovo? Allora, devo andare a chiedere informazioni alle persone in giro. Che fico, sognare. Oh fuck! Oddio, guarda chi c'è! Yo, ciao ragazzi, rap del Poldo, sono Poldo e voi fate schifo. Allora, amici, ho bisogno di una mano. Allora, ho trovato quest'uovo che quando mi avvicino spesso fa un suono molto tipo bra. Solo che non so come farlo schiudere. Fa bra? Di solito si covano le uova, no? Devo covarlo. Metterlo in incubatrice, volevo dire. In inculatrice? Ma che cosa dici? Che schifo. Che schifo, guarda. Strano uovo. Arrivederci. Berro fronzo, potrei farti scoppiare casa non roleplay in 3 secondi. E dammi l'uovo, ti prego, grazie. Prego, 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 ecco, ecco. Scusi, signore, scusi, ho trovato quest'uovo, non è che... Figlio di troia, ridammi l'uovo! Ridammi l'uovo! Ah, eccolo, perfetto, grazie. Mi aveva inculato l'uovo, ma la roba fuori di testa. Su Pandora sono tutti violenti. Ah, questo è l'ovetto? Di chi era sto ovetto? Era del tuo amico? Vattene a fare in culo, tu e il tuo ovetto. Ho allargato il pavimento. Sei un bravo ragazzo. Ti devo chiedere una cosa, vieni un attimo. Sì. Ho trovato questo messaggio e mi dicono che l'ha scritto il creatore. Cioè, ma l'ha scritto il tuo creatore? Sì, forse per non dimenticarselo, succede sempre. Ma mi sembra un po' una teoria di cospirazione. Senti, salviamocelo, ma non farlo vedere agli altri, eh. Devo covare l'ovetto di Goldo. Ti va di darmi una mano per far schiudere l'uovo? Forse serve una fonte di calore più calda. Io so dove è la lava. Ma prendiamola per sì. Andiamo. Però c'è la luna. Appena è mezzanotte dobbiamo farlo, bro. La luna deve arrivare perfettamente là in alto per farlo schiudere. Vieni. Serve la lava a mezzanotte in punto. Sta per arrivare la mezzanotte. Non si schiude l'uovo, brother. Ci dobbiamo sbrigare allora. Muoviti. Muovi il culo. Sta per arrivare la mezzanotte. È quasi la mezzanotte, bro. Sbrigati, cazzo. Veloce, muoviti il culo. Andiamo in cima alla montagna, vieni. Non dobbiamo essere sospetti, vieni. No, è mezzanotte. Notte. Dammi dei blocchi. Sì. L'uovo lo devi mettere sotto o lo devi mettere sopra? No, lo devo mettere qua. Okay. Siete pronti? Devo bruciarlo con una fonte di calore molto forte, quindi... Io dico... Non ci posso credere. Ha funzionato? Ha funzionato? Si è schiuso Goldo! Sì! Ma io non lo vedo! Oh no, Goldo, no, non morire, Goldo sta morendo. Ma c'è il pannolino. Tanti auguri, bro. Bro. Oddio, quanto è, che volume alto, aspetta. Ah, il pannolino, ciao Goldo. Visto che è nato dalla lava, lui adesso ha un'innata resistenza al fuoco, vediamo. Tecnicamente. No. Visto? Cazzo, quindi Goldo è resistente al fuoco. Come va la spa, Goldo? Tutto bene, È più fastidioso della season precedente, bene. Ma è partito verso lo spazio, ma che cazzo? Dove è andato? Adesso torna giù tecnicamente. È letteralmente un chicken nuggets. Va bene ragazzi, io vado a trovare una casa per Goldo. No, che carino, insegue le paperelle, sono sue amiche. No, non si picchiano le papere, non va bene. Questa cosa è molto da YouTube Kids, Goldo, ne sei consapevole. Quando diventerai adolescente, così non mi daranno più del cazzo di YouTube Kids di merda. Non fare i balletti di Fortnite! E allora, io tecnicamente sono tuo fratello, perché non ti ho fatto... Cioè, non è mio l'uovo, anche se ti ho covato e ti ho fatto nascere. Allora, sappi che nostra madre e nostro padre ci ha abbandonato. Dovremmo trovarci una casa per i fatti nostri. Quindi iniziamo a prendere il legno. Allora, ti mostro. Praticamente, tu che sei piccolo, non utilizzerai nessuno strumento, perché puoi farti male. Quindi dovrai picchiare con le nocche il legno, così. Bravo, Goldo, ci arrivi. Ma come cazzo fai ad arrivare fino là sopra? Ma ragazzi, ma Goldo sa pure costruire sotto. Goldo, guarda, ci sono degli uccellini lì. Guarda come cantano. Sono animali troppo carini, questi cinguettini. Che carino. Guarda come ci gioca. Oddio, guarda, sono suoi amici. Oh. No, mi fai cacare addosso così. Oh, eccole le mura di cui parlavano tutti. Dei fiorellini. Let's go! Ah!
cos'è? Gli hai già insegnato la violenza. E riesci a fare un salto mortale? Non gli fare i salti mortali, Leo. Pazzesco. Non li fare più. Goldo, ti fai male. Quando io dopo ho bisogno di parlarti in privato. Posso chiamare anche Goldo? Sì, puoi chiamare. Vieni Goldo. Ecco, all'ingresso. Allora, praticamente è successa una cosa prima. Fieric mi ha detto che vuole costruire una caserma gigante dietro casa mia. Dobbiamo sparargli. Ma per forza. Ma io ho paura che poi dall'alto c'ha più vantaggio. Tipo Overwatch, no? Ma facciamo una cupola. Che vogliono uccidere? Goldo, pulisciti i piedi prima di salire su. Vogliono uccidere qualcuno. Aspetta un attimo. Leo, stavi origliando? Leo, stavi origliando? Aspetta. Stavo fuori, aspettando, non si sente niente. Che ci trulli. Ma l'altro ragazzo che c'era con te l'altra volta qua, Cristo si chiama. Lui, volendo, ci potrebbe dare una mano con le mura, secondo te? Secondo me sì, però lo dobbiamo convincere perché è facilmente suggestionabile, secondo me. Dai, parliamo che sennò Leo vuole sentire. Sì, se non sì. Esatto. Leo, stavamo parlando dell'ultima puntata di Dragon Ball. E perché non mi avete fatto parlare anche a me? Perché non capisci nulla di Dragon Ball? Non facciamo la nostra casetta, avviamo un'attività. Su cosa potremmo fare la nostra attività? La pelle, bro. Facciamo una mega farm di mucche e sopra facciamo il pellaio. Allora, facciamo un cartello, così qua non ci vengono a rompere là con le cose delle costruzioni, così non scassano la minchia. Il pellaio, lavori in corso. Vai, Goldo Inc. Facciamo una mega struttura. Guarda, riesci già a vederla? E mettiamo una mega pixel art della pelle. E mettiamo le nostre due facce. Abbiamo fatto il pellaio da Poldo e Goldo. Oh, evento. Dobbiamo andare. Posa tutto, Goldo, posa tutto. Allora, ci siamo. Oh, ma che bello, sa cantare. Posalo subito, ti chiudo in un gazebo. Senza le finestre. What the fuck? Perché sei diventato il creatore? Sto giocando di nuovo a Minecraft. Vieni, bro, non c'è tempo da perdere. No, vieni, non è il momento. Dobbiamo fare un evento. No. Vieni, meglio. Non dovevo c'è quella andare, stupida. Vieni qua, segui me, premi la V. Ciao, ragazzi. Ma guarda un po', un patatino, ciao. Scusi, Franconio, ma Goldo è mio fratellino che è appena nato. L'ho voluto portare sul lavoro perché oggi è il Family Day. Lui magari non partecipa, però se lo può tenere lei vicino e gli fa vedere ma tutto. Ma certamente, così potrò studiarlo e vivi sempre. No, questo assolutamente no. Mi raccomando, Goldo, stai vicino a Franconio. Mini Goldo. Ciao, Pipì. Ciao, Mini Goldo. Ma lo stai fare un backflip. Non lo fare. Non lo fare. Andiamo, ragazzi, seguitemi. Tutti dentro il buco. Ora vi spiego le regole di questa sfida. Sarete divisi in squadre. Da quello che so, avete già deciso il vostro compagno. Sarà scelto un timoniere e l'altro sarà un arciere. Uno di voi guiderà e l'altro invece dovrà attaccare le altre barche, ok? È chiaro? Per vincere il torneo ci vogliono 5 punti, è chiaro? Ultima informazione, quando si viene sconfitti dovete scambiarvi per il turno dopo, quindi chi ha guidato poi tirerà con l'arco. Avanti, entrate nei vostri buchi. Wow, l'ho premuto. Hai capito, bro? Allora tu adesso devi guidare bene, perché se no qua perdiamo, Ok, vado. Parti da destra. Oh mio Dio, è molto più sly cosa di quanto pensassi, Ok, non cadere, bro, non cadere, occhio. Ci provo. È molto, molto scivoloso, bro, Ma dove sono tutti? Dove stanno? Dove minchia stanno? Abbiamo vinto, boh, che ne so. Ma sono morto a caso. Glielo chiediamo. Signor Franconio, ma abbiamo fatto un punto, quindi? Avete fatto un punto, ragazzi. E allora si parte, signori. Si parte. Prendi la mira bene, bro. Prendi bene la mira. Spostati, bro. Non riesco a vedere. Prendilo, bro. No! Sei pronto, mio fratello in Cristo? Pronto. No. Io, bro, vado in giro a caso. No! Ci hanno sgommato tre fa! Madonna, ma ci hanno ucciso con una sgommata, ma Dio santo! È stato bellissimo, però! Allora, bro, dimmi Stendili Tigre. Andiamo forte, mo, No, bro, tu cadi. No, andiamo fortissimo, proprio. No, bro, tu cadi, bro. Fidati di me. Intenso. Vai, let's go. Easy. Madonna, mi sento baby driver. Vai, sconfiggi il razzismo, sconfiggi Mollu. Prendi. Tranquillo. Italo. Oh, easy. GG. Poldo dietro. Dove? Non riesco a vedermi dietro. Vai.
Fate il gaming. No, ci sono quattro squadre con due punti. Se una di queste fa un punto, ha vinto. Dai, forza, regia. Sposta quel bus. Sposta quel bus. Ora che ci penso, qui è una sorta di mini gazebo di vetro. E se noi lo spacchiamo in partenza, tecnicamente non... no. Bro, sedia, puoi parlare? Bro, guida, guida questa barca. Entra in questa barca e guida. Perché ci stiamo sparando? Che sta succedendo? Oh, sedia, tu tranquillo, guida, guida. Ma lo so che si stanno guidando, sparando tutti. Guidando. Attento, c'è qualcuno dietro. Ciao, e via, diciamo... Spara, Gianco. No! Bro, tranquillo. Che cazzo è successo? Potevamo vincere, stiamo partecipando a una competizione. Perché sei arrivato ora? Fra, io stavo facendo una panetteria. Lo vuoi capire che io non so manco... Che cos'è sto letto? Perché stavamo dormendo insieme? Ha vinto la squadra di Ray. Io ho visto che è stato. Io ho visto che è stato. Complimenti a tutti comunque. Siete stati bravissimi. Non pensavo che sarebbe stato così divertente. È stata un'avventura incredibile. Complimenti a tutti. Ma soprattutto a Rages e Junk. Bene ragazzi, è ora che tornate in superficie. Oh, ma io me lo inculo sto seggiolino. Andate bene tutti. Fuori dalle palle. Via 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 via. Ragazzi, devo farvi una confessione. Mi sono inculato un seggiolino dalla... Io ne ho quattro. No, come ne hai quattro? A dopo. A dopo. Non so di chi sia questo cavallo. Ciao Goldo, tutto bene? Ciao sedia. Mi vuoi spiegare cos'è successo? Allora, io mi ricordo che ero qua, no? Poi sei uscito, ti ho detto qualcosa e ti sei trasformato. E tu eri il creatore. Che roba. Vabbè, teniamo d'occhio. Facciamo che ogni volta che succede mi appunto perché è successo, ok?